Jingle spot. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Che ho lasciato il calcio circa 5 anni fa, e ho smesso di guardare tutti quanti le partite di tutto il mondo, soltanto ho guardato il mondiale, perché era come che ero un po' stufato di tutto il calcio, il mondo del calcio, ero un po' stanco di tutto quanto. Allora ho deciso un po' di fermarmi, di essere un po' con la famiglia, vivere i momenti dei piccoli, e adesso di nuovo è da circa 2 o 3 mesi che mi comincia a rodare un'altra volta questo di ritornare di alcuna maniera diciamo nel mondo del calcio, no? E niente, ma non li guardo a seguito, soltanto qualche derby, no? Che sempre mi chiamano delle radio italiane e delle volte li guardo perché so che il derby è una cosa speciale per tutti, e niente, ma poi non sono dietro delle partite, purtroppo non posso dirvi benissimo come sta la Lazio. Adesso si vengo giù, forse ti fai un'idea, andrò a vedere anche delle partite. Senti una cosa, però quella squadra così forte della quale hai fatto parte, no? Gran parte di quei giocatori poi alla lunga insomma hanno avuto le loro esperienze nel calcio, quasi tutti allenatori, no? Tra questi Almeida, Simeone, Verón fa il presidente, poi Mihajlovic e adesso la Lazio guidata anche da Simone Inzaghi. Tu che ricordi hai di lui? Come lo giudicavi come giocatore, come uomo? Perché insomma l'idea che ci eravamo fatti non era proprio prettamente dell'allenatore di prima squadra o comunque sia di quello che sapeva con forza dirigere un gruppo, lo vedevamo un po', ecco, un po' ragazzo timido, un po' diciamo. Timido, ecco. Però poi ovviamente è diventato uomo anche lui. Ecco, che ricordi hai dei tuoi compagni, in particolare di Inzaghi? Sì, no, dei compagni tutti, sempre lo dico sempre che mi fanno queste domande. È stato uno dei compagni più buoni di tutti, in generale tutti quanti. Eravamo una squadra forte anche per quello, perché fuori campo almeno si diceva tutti in faccia, capito? Non capita sempre nel calcio. E se uno doveva chiarire una cosa con l'altro, era lì subito. E queste cose, prima o poi, si vede dentro il campo. E poi in particolare di Simone, pure io non mi aspettavo vederlo allenando la Lazio o facendo l'allenatore, ma è un uomo molto capace. Lui era uno divertente, sempre dentro dello spogliatoio, dentro della squadra, una brava persona, uno tranquillo, come quasi tutti, no? Noi avevamo una squadra, io ero il più piccolo, e li guardavo a tutti quanti come i fratelli maggiori, capito? E allora imparavo di tutti quanti qualche cosina, no? Magari di Simeone, quella grinta, quella testa matta per il calcio, di Simone queste cose di prendere anche con l'idiantà i momenti più brutti, no? Si perdeva, lui non è che non faceva caso, ma lui lo prendeva in un'altra maniera, più tranquillo. In questo calcio delle volte si vince, delle volte no, e quella mentalità anche era buona per me, per imparare un po' di più in quei tempi lì, che io avevo 20-21 anni, no? Sì, sì. Senti Lucas, in questi giorni la Lazio sembra stia trattando Sampaoli, tecnico CT del Cile, che comunque lui è argentino.
New Old Soul Boys, no? Fece le giovanili lì. Tu lo conosci, che tipo è? Sai darci qualche indicazione in più su questo tecnico, che sembra essere un tecnico di grande temperamento, di grande carattere? Guarda, non lo conosco a lui, come per dirvi una cosa vera, diciamo, tutto quello che lui ha fatto, l'ha fatto con i giovanili, so che è una persona con grinta, ma purtroppo non ha allenato in prima squadra qui in Argentina. È un po' come in tutto il mondo, no? Si vedono solo quelli che allenano in prima squadra sulla TV, gli altri magari sono anche più bravi, ma non si vedono. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Consigli del Mago in sede e schedine già pronte, giocate per voi. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Il posto migliore dove passare alla cassa.